Buongiorno a tutti, è il 23 aprile del 2016 e quest'oggi si va a Windsor, ma prima si parte da una buona e sana colazione. E dopo una buona colazione si parte all'avventura. Fantastica giornata a Windsor. Quindi ora iniziamo prendendo il treno da Orkney fino a Moorgate e dopo prendiamo Northern Line fino a London Bridge and after London Bridge to Waterloo e poi il treno per Windsor e ci vediamo presto. Piccolo aggiornamento live, è freddo. Ho messo un piccolo errore, devo prendere il giubbotto pesante. Ok, primo treno. Train number 2. Stazione di Waterloo e siamo in partenza. Penso che il treno parte tra 15 minuti, qualcosa del genere. Eccoci arrivati a Windsor. Carino, là c'è il castello, si vede il castello, non riesco a vedere. Allora, mo ci arriviamo al castello. Qua c'è Eva. E tutti. Ciao a Che tutti. YouTube. Ma vedi me? Ecco. Sì, forse la Ok, regia. vediamo un po' la qualità delle parate inglesi. Se si avvicinano alla qualità dello stile viterbese. Fammi montare sulla panchina. Ah, ci sono le guardie. Attenzione. Per gli amici del web. Adesso cambierò la telecamera. Pensavo che era qualcosa di, non so, due sbandieratori, magari si potevano pure mettere, no? Attenzione, questo è il meraviglioso castello di Windsor. Sai, la casetta in campagna della regina. Il castello così, un po' piccolo. Pausa pranzo. Beh, sì, devo dire che Windsor. Wisdom. Anzi, sempre me lo dicono Senza in inglese, Wisdom. Wisdom. È carino. Sì, non è male. Ovviamente siamo venuti al ristorante italiano, davvero tipico italiano, siamo arrivati. Allora, facciamo pure l'antipasto. Thank you so much. Yep. Very welcome. Antipasto there. Do you like some ground black pepper, olive oil or balsamic? Yeah, why not? Thank you. Sì, questo è Thank you. Sì. Quindi sì, penso che siamo sta bella magnata all'italiana perché ogni tanto ci sta. Vabbè, niente, mo si avviciniamo a sto castello. Ma devo dire che è molto carina, Sì, è carino, carino. dove fa un È troppo in pensierino. Londra. E niente, sembra un po' tipo Soriano, Soriano nel cinema. Te l'ho detto Soriano, i viterbesi possono capire. Cioè Soriano col castello un po' più grosso, dimo così, va. E vabbè niente, mo andiamo a fare la fila, che mo ho beccato l'unico giorno che c'è la gita dei giapponesi. Giapponesi, cinesi, no, penso io non giapponesi. Che quindi tipo c'è una fila allucinante, tutti quanti vogliono andare a vedere il castello Ora della forse regina. stanno a mangiare. E vabbè, quindi ci riaggiorniamo dopo. Ciao ragazzi. Ciao. Ecco qua,
qua inizia a piovere e inizia il nostro tour. Ci hanno dato il palmare, le cuffie con la guida in italiano gratis. E forse è compreso nel prezzo, 20 pound. Sì. Ci mancava che non te davano pure le cuffiette. Comunque questo, questa sorta di palmare è molto figo, perché credo che c'ha uno scanner, quindi puoi scannerizzare i codici a barre dei quadri o delle statue e vedere la descrizione qua sul palmare. Gratis. Ripeto, 20 pound per il biglietto, quindi. E bene, questo è l'ingresso col palazzo. Questo è il San Giorgio Gate, che lassù non so se si vede, ci sta tipo un'immagine con San Giorgio che uccide il drago, la figata. E poi vi faccio vedere il tour guidato. Faccio il tour guidato ai nostri telespettatori. Vediamo questo. Me siento San Jorge, quello. Lato del Poro San Giorgio. E non c'è niente di che. Quindi noi proseguiamo il nostro tour guidato. Abbiamo appena visto la cappella di San Giorgio. Beh, non male. La cappella del Poro San Giorgio. Lo chiamavano il santo guerriero. E via, proseguiamo col il nostro tour. Se andiamo alla terrazza del nord, l'entrata del nord, niente, qua c'è sta, questa è l'ultima roccaforte prima degli appartamenti della regina, le bambole della regina Maria. Ah, non vedo l'ora, guarda. Adesso di corsa andiamo a vedere la casa delle bambole della regina, perché effettivamente non posso andare via senza pure gelati c'hanno qua. Via. Sì, penso che il tour è finito. Comunque questa qua non era per scannerizzare niente, e penso sia per ricaricare questo apparecchio. E comunque niente, la visita al castello è finita, ma fortunatamente nei 20 pound è incluso diciamo l'estensione del biglietto per un anno. Quindi io posso venire qua nel castello della regina per un anno a gratis. Si scrive Windsor o Windsor? Windsor. Windsor. No, Win la D e poi Sor, penso. Lo guarda su Google. E niente, quindi ora andiamo a fare un giro per. Ci andiamo a prendere una birra. Sì, una birra. Andiamo a festeggiare il compleanno della. Come si chiama? Betty. E niente. Carino. Ecco che abbiamo trovato il ruscello della regina. Ci sono gli scarichi del bagno della regina. Ma come no? Ma non è vero. Ma che sta, quale cosa è? Vabbè, vediamo. Carino. No, è carino, effettivamente è bello. Via. E grazie di averci seguito per questo meraviglioso tour del castello, che poi dentro non vi ho potuto far vedere niente perché purtroppo non puoi fare niente, non puoi registrare, fa foto, ci sono guardie ovunque, tutti che te vedono, guardano male, casino, dove è il macello, quindi vabbè, via. E ok, sì, per forza ho beccato il cambio della guardia. Non lo so, qualcosa del genere. Io controllo se c'hanno tutte le cose a posto. Nel caso in cui c'è tipo un bottone che non è abbottonato, penso gli fa un. Non lo so immaginare. Ma comunque sono piccolini. Attenzione, quello che sembra il capitano. Vai, sta a fare l'ispezione. Quello che sembra il capitano è giovane, anche lui sembra giovane. Non sa che è Marruolo, raga. Attenzione. Ah, faccia cattiva, cioè, devi essere cattivo. Non sono tutti in ordine. Amici, siamo sul treno del ritorno. E sono le ore, che ore so? 16.32. No, ormai sono le 16.34. 16.34 e il treno
parte alle 16.53. Sì. Penso che adesso ci fermiamo a Richmond. Sì, ci fermiamo a Richmond. Ebbene sì, siamo arrivati a Richmond, diciamo la parte posh di Londra, in teoria, la parte ricca di Londra. E siamo arrivati in questo momento al fiume Tamigui. Come lo chiamano? Thames? No, penso adesso, Thames. Infatti tipo quelli là che si occupano dell'acqua si chiama Thames Water. Quindi significa che tu quando bevi l'acqua del rubinetto bevi l'acqua del Tamigui. No, sto di una stupidaggine. Però niente, vediamo su. Questo è il fiume. Qui c'è un bel pub dove adesso mi pio una birra verso quanto una casa. Ho da mangiare. Tamigui. Richmond. Metterà la birretta al pub. Guinness. Era ora. Tutti i pub sono pieni perché c'è sta una partita, non so che partita c'è. Qui sono tutti pieni, alla fine abbiamo trovato questo che sta proprio davanti alla stazione. Quindi come si suol dire, casa e chiesa. Quindi guys, cheers guys. E siamo sul treno che ci sta portando a Waterloo. Esatto. La giornata è quasi finita, sono le 7.20, 7.15, che 7.40, 7.20. E sì, la giornata è finita, sinceramente è stata una bella giornata, un po' stancante. Tanto vabbè, domani non si lavora. No, domani non si lavora, domani è il giorno del Signore. Quindi non si lavora. Non si lavora, quindi penso che dormiremo. Cioè, io non lo so. Sì, so. Io di solito alle 5 sono sveglio che devo sempre devo andare. Verso le 7, sembra che devo annazza a Palavegna. E quindi niente, via. È stata una bellissima giornata. Saluta tutti. Ciao ragazzi, ragazze, per chiunque sia questo video. Tutti i telespettatori di YouTube. No, non lo metterò mai su YouTube. Però comunque sia, ciao ragazzi. Forse farò un video appena arriverò a casa. Molto probabilmente. Sì, no, che c'è, no, però che saluto tutti. Via, ciao. Ebbene sì, sono le ore 8:15 credo. E siamo arrivati alla fine di questo viaggio, di questa piccola avventura a Whistler. Sì, devo dire che è stata una giornata piena, ma carina, piacevole. Comunque ho visitato anche Richmond. Non sono riuscito a visitare tutto il parco di Richmond, ma ci ritornerò. E niente, grazie dell'attenzione. E ci rivediamo la prossima settimana con una prossima avventura, con una prossima meta. E non vi dico ancora quale sarà la prossima meta, anche perché non lo so, quindi dovrò decidere. E grazie a tutti, un bacione.